Essere farmacisti significa far parte di una comunità. E se la nostra luce resta accesa anche di notte, è per ricordarti che siamo sempre al tuo fianco. Farmacia Carino, con te dal 1917. Si è tenuta questa mattina a Cava dei Tirreni la manifestazione "I diritti acquisiti non si toccano", promossa dall'Assemblea Permanente delle Donne di Salerno e Provincia, coordinata da Maria Di Serio, con il supporto organizzativo della Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Cava dei Tirreni, Filomena Vagliano. Il timore che noi abbiamo è che si vada praticamente ad anticipare la capacità giuridica della persona, che oggi è prevista dalla nascita, e questo anticipo al feto o addirittura al concepimento nei fatti annullerebbe l'azione della legge 194, la legge che regola l'interruzione di gravidanza in Italia. Il nostro timore è che si stia trovando un escamotage per rendere illegale l'aborto nel nostro paese. Sui diritti acquisiti non si torna indietro. Ci sono voluti anni e anni di battaglie per evitare che le donne rischiassero la vita perché le condizioni quotidiane non permettevano loro di portare avanti una gravidanza e si affidavano a ciarlatani, a persone che si improvvisavano e spesso morivano. Chi aveva maggiori possibilità economiche magari andava ad interrompere la gravidanza in cliniche private o addirittura all'estero. Anche su questo si paga la diseguaglianza sociale nel nostro paese. L'intento della manifestazione è proprio quello di non arrivare a diritti tolti, ma far sapere che ci siamo, resistere per esistere. La cosa importante è comprendere che non si è né a favore né contro l'aborto, ma si è a supporto rispetto alla libera scelta, la possibilità che ognuno decida del proprio corpo. Credo che sia importante oggi non solo per le donne, ma per tutte le minoranze, come la comunità LGBT e le persone che si sentono discriminate. In questo momento è il momento di stringerci e di essere marea. Sui diritti acquisiti non si passa. Il corteo, partito da piazza Vittorio Emanuele III, è approdato in piazza Abro, nei pressi del comune, dove è stata annunciata la decisione dei promotori dell'iniziativa di presentare una lettera al sindaco e in particolare al senatore Gasparri per chiedergli di ritirare la proposta di legge. Tra i presenti alla manifestazione, che ha fatto registrare l'adesione del mondo associativo non solo cavese, anche il deputato di Sinistra Italiana, Franco Mari. È importante perché al di là del disegno di legge che è un po' rituale la ripresentazione dei disegni di legge avanzati nelle precedenti legislature, ma io credo che l'attacco alla 194 ci sarà, bisognerà vedere le forme, ma sicuramente ci sarà la tentazione, anzi molto più della tentazione, di ridurre questi diritti acquisiti. Sicuramente ci sarà il tentativo di rendere ancora più difficile l'attuazione della 194. Queste le donne lo sanno bene e fanno bene a cominciare immediatamente a rispondere, diciamo così, tempestivamente a questo attacco, annunciando appunto nella società italiana una risposta che ci sarà e dovrà essere adeguata a questo pericolo davvero per le donne, per la nostra democrazia.